Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare. No, non la custodiamo, non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Papa Francesco parlava così della custodia del creato e delle responsabilità dell'uomo nel giugno del 2013 all'inizio del suo pontificato. Due anni dopo, nell'enciclica Laudato Si, dedica tutto il primo capitolo all'analisi della crisi ecologica attuale e anche al debito ecologico tra il nord e il sud del mondo, dovuto all'uso sproporzionato delle risorse naturali per soddisfare i mercati del nord industrializzato. Ne parliamo con padre Dario Bossi, missionario comboniano in Brasile, nell'Amazzonia orientale, dove le comunità locali subiscono i danni dello sfruttamento intensivo delle miniere di ferro. La nostra gente che vive in Brasile o in altri paesi dell'America Latina assiste quotidianamente a questo saccheggio, vedendosi passare davanti risorse che vengono effettivamente sottratte alla loro possibilità di sviluppo e vengono portate lontano. Per alimentare una catena di produzione dell'acciaio che poi viene ad alimentare anche i nostri consumi, per esempio la produzione automobilistica, che è una catena, come dicevamo, insostenibile. Si parla addirittura di paradosso latinoamericano, perché i nostri paesi stanno cercando di investire nella politica estrattiva per poter accumulare soldi che dovranno dopo investire di ritorno per riparare i danni che questi meccanismi estrattivi hanno creato, danni sociali, danni ambientali, danni alla salute, danni alle generazioni future. Proponendo alcune linee di azione, Papa Francesco scrive nell'enciclica che di fronte alla crescita avida e irresponsabile occorre pensare pure a rallentare un po' il passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e anche a tornare indietro prima che sia tardi. In una nuova economia, più attenta ai principi etici, si deve pensare ad un ritmo di produzione e di consumo più lento, legando il progresso al miglioramento reale della vita delle persone. Ancora padre Bossi. Quindi il tema del rallentamento è un tema essenziale, è un tema che l'enciclica tratta molto bene. Il tema del rallentamento si unisce alla riflessione sui limiti. La questione dei limiti è una questione fisica. È essenziale saper porre limiti, saper porre ritmi che siano dettati dagli interessi e dalle priorità della gente che vive nei luoghi in cui queste risorse si trovano. In questo il ruolo delle comunità locali è determinante e è molto importante quindi fare forza su meccanismi giuridici, politici e sociali di ascolto effettivo delle prospettive, dei sogni, dei desideri della gente rispetto ai loro territori. Il ruolo nostro di consumatori, soprattutto nella nostra civiltà che ha più a disposizione opportunità, è il ruolo di smontare l'aggressione e la cultura del consumismo. Quindi è molto importante questa riflessione sullo stile di vita quando si pone come una riflessione critica sulla mentalità, lo stile e la cultura. Quando il Papa dice meno è di più. Cioè la capacità di apprezzare la sobrietà, la bellezza del piccolo, i ritmi più lenti, il sapersi soddisfare delle piccole cose. Anche questo è un insegnamento delle piccole comunità. Ecco, in questo senso recuperare uno stile di vita più prossimo a quello che le comunità tradizionali ci insegnano è sicuramente un cammino vitale.